Allora, la barzelletta, vi conto questa barzelletta qua. 1700, nel 1700, 1730, a Roma. Che era un famoso barcarolo che era quel che da Tivoli e portava la frutta e la verdura su a testaccio al mercato di Testaccio, chiamato Caronte. E lui e che aveva sta barca, sto barcon grande, e gli arrivava su verso Roma e cantava: e so Caronte e porto a spasso sto bisonte, e se godeva a cantarmi. E andava: e so Caronte e porto a spasso sto bisonte. A un certo punto, una mattina di novembre con la nebbietta, e vede una roba che si muove lì sotto, lì nella zona lì di Trastevere, e ferma il barcon, la tracca e guarda, e che è una roba, guarda, e che è una suoretta. Madonna, gli dice: auan vedi, ma chi c'è sta qua, suor? So Caronte, so Barcarolo, c'ho bisonte. A suoretta fa: che passa? Fa: è successo questo, la nostra barca delle mie sorelle si è rovesciata e io sto tornando e devo andare al convento. Io ti posso portare fino a Testaccio se vuoi. E va bene, namo, la monta in cima, il parte: e so Caronte e porta a spasso sto bisonte. La suora: non ti devi scandalizzare, suora. E le guarda e vede che la suora, lei insomma, lei è bella suoretta, e le vuole fare: a suore, che fa, ma te vedo molto bene, sei in carne, non è che potremo dare un corpetto. Eh no, la fa, non posso, sono sposata, tu lo sai che sono sposata con... Sì, che fa, davanti, ma di dietro, che fa... Di dietro ci posso fare un pensierino. E se ferma, trulla, tromba, rimonta in cima, riparte. E riparte e dice... tutto soddisfatto, con la camicia bella, si tira su e si mette a posto il pacco: e so Caronte e porto a spasso sto bisonte. Si alza la suoretta: e so Renato e sto tornando dal ballo mascherato.